tutta Italia ricorda questo 4 sì. novembre. Noi lo immaginiamo come un momento di incontro tra cittadini in uniforme e cittadini, in quello che è una data così importante nella nostra storia, la data in cui c'è stato il compimento dell'Italia, dell'unità nazionale, e che ricordiamo ovviamente ogni anno, soprattutto per i tanti caduti che questo è costato, e quindi ci fa piacere ogni volta essere qua in mezzo alla gente per poter testimoniare la nostra presenza, la nostra partecipazione. Ricordiamo un esercito impegnato a 360 gradi fuori dai confini nazionali, ma anche all'interno dei confini. Quest'anno in particolare c'è stato un sisma e quindi anche qua l'esercito ha un ruolo importantissimo anche per aiutare. Sì, certo, io personalmente penso a tutti i cittadini, a tutti gli italiani del Marche, dell'Umbria che purtroppo stanno vivendo questi momenti terribili. Ovviamente a loro va dal nostro pensiero, il nostro conforto, soprattutto ai nostri ragazzi che cercano di essere utili nel modo possibile, in tutti i modi in cui possono portare sollievo a queste persone. Oltre a loro ovviamente i grandi impegni che sono su strade sicure per la sicurezza contro il terrorismo, ma anche fuori del territorio nazionale, e ancora in Afghanistan, anche l'ospedale che abbiamo in Libia e dalle altre parti del mondo. Infatti le missioni estere procedono, quanti uomini sono fuori in questo momento? Ma contiamo circa un 5.000 uomini all'esterno, sono missioni più o meno importanti ma che comunque richiedono tutte una grandissima attenzione. Ritengo che soprattutto la missione umanitaria in Libia con l'ospedale da campo sia particolarmente importante in questi giorni.